Ciao a tutti e bentornati. Oggi prepariamo insieme una torta sofficissima per la colazione. L'ho chiamata torta allo yogurt al profumo di limone e quando ne sentirete il profumo capirete perché. Ora vediamo insieme che cosa ci serve per prepararla. Gli ingredienti che ci occorrono per la nostra torta sono 150 g di burro a temperatura ambiente, 180 g di zucchero, se vi piace potete utilizzarne anche fino a 200, 3 uova, la buccia di un limone possibilmente non trattato, 250 g di yogurt o alla vaniglia o yogurt bianco, 300 g di farina e una bustina di lievito per dolci. Mettiamo per prima cosa nella nostra planetaria il burro, che deve essere abbastanza morbido a temperatura ambiente, e lo zucchero e cominciamo a mescolare. Se vogliamo possiamo già unire anche la scorza grattugiata del limone. Aggiungiamo una a una le uova e aspettiamo che si amalgami all'impasto. Aumentiamo la velocità. Aggiungiamo poi lo yogurt e riaumentiamo la nostra velocità della planetaria. Lasciamo quindi lavorare la nostra planetaria per almeno 5 minuti, fino a quando saranno scomparsi tutti i grumi. Andremo poi ad aggiungerci, se non l'abbiamo già messa prima, la scorza del limone e il succo. E poi andremo ad aggiungere tutte le polveri, cioè la farina, il pizzico di sale e il lievito. Mescoliamo le polveri, quindi la nostra farina insieme al lievito e andremo a setacciare il tutto all'interno del nostro impasto. Aggiungiamo un pizzico di sale. Setacciamo quindi ora le nostre polveri e mescoliamo un po' alla volta. Se l'impasto vi sembra un po' troppo compatto, aggiungete un goccino di latte. Si vede che mi è scappato un cucchiaio di farina in più, ma non c'è problema. Aggiungiamo un goccino di latte, mescoliamo finché l'impasto sarà della giusta consistenza. Ed ecco raggiunta la giusta consistenza. L'impasto è pronto quando, sollevando i ganci della planetaria, vedete, scendono dei grossi goccioloni e si dice che l'impasto scrive. Quindi ora andiamo a imburrare e infarinare una tortiera del diametro di 20 cm circa e andiamo a mettere all'interno la nostra torta, il nostro impasto. E andiamo a metterci all'interno il nostro impasto. Inforniamo la nostra torta a 180 gradi per 40-45 minuti. Se volete potete cospargere la superficie con della granella e zucchero. Ed ecco la nostra torta allo yogurt al profumo di limone appena sfornata. Spero che la videoricetta vi sia piaciuta e che come al solito la proverete. Noi ci vediamo alla prossima!